Ciao a tutti, primo video di Bisso in Giappone, finalmente. Giornata bella, fine settimana libero, quindi è arrivato il momento di far vedere qualcosa di Osaka. Oggi dove andiamo? Oggi andiamo al flea market di Shitennoji. Flea market, ovvero mercatino delle pulci, oppure come si dice qui, Furima. È molto bello, c'ero già andato nel 2015. Spero di vedere tante belle cose anche quest'anno. つまり菩薩、獅子、火霊瓶、胡蝶の供養舞はこれで全て終了します。そして再び行事章が打たれますと、
3개 대와 서로 쇼면이 오스테 텐니 가르나 소사리스. Tutti fatti a mano, bellissimi. Anche gli zaini, che bello. Solite bambole inquietanti. Oh, Takada Mizue, valida come idol, solo che non c'è dentro niente. Dove è finito il disco? Bar Maranello. Ma come? Sì, girls, ragazze alla moda, il videogame. Ovviamente c'è un sacco di roba, questo qui è uno dei più grossi a Osaka, il mercatino delle pulci, quindi io sono uscito tardi da casa perché sono andato a letto tardissimo, quindi dovrò provare il mese prossimo, che stavolta riesco a vedere davvero poco. Tanto qua ci sono tutti gli altri angoli del tempio. Quando sono venuto 3 anni fa non c'era così tanta roba esposta, non c'erano così tante bancarelle. Devo assolutamente tornare il mese prossimo. Ma e mi domando anche questa cosa in vendita. Lo scopo di questa cosa quale sarebbe? Spiegatemelo magari nei commenti, perché io non capisco. Altre bambole ancora più inquietanti. Sono costantemente in cerca di Choro Q e Q Steer per un caro amico, ma tutte le volte non le trovo. Trovo solo Otomica oppure delle cinesate. E questi che costano 3.000 yen l'uno, che cosa sono? Cioè, io li vedo come cocci. Porca vacca, questo 9.000 yen. 18.000. Pink Lady. Sì, perché negli anni 70 le Pink Lady erano tutto. Un po' come lo sono state le Morning Musume fine anni 90, inizio 2000, AKB un po' di anni fa, tutto veniva fatto con le Pink Lady in copertina, pure i cestini. E qui adesso stanno tutti mettendo via, anche se sono tipo neanche 4:30. Come ho già detto, la prossima volta devo venire molto prima. Qui sono aperti dalle 9:30. Quindi il periodo giusto per venire è in mattinata. Poi qua ce ne sono ancora però di cose. Dai, proviamo a dare un'occhiata. Tutto a 500 yen. E ora si torna alla cerimonia.
E ecco che abbiamo finito il giro. Là c'è la Rucas ben in vista, ovviamente. Bello, sicuramente da rifare il mese prossimo. E ho preso anche un regalino per la ragazza, quindi direi che per oggi è tutto. Ve lo consiglio caldamente se vi piacciono i mercatini dell'usato, i mercatini delle pulci. Dimenticavo, questo mercatino delle pulci c'è ogni mese il 21 e il 22, apre alle 9:30 del mattino e va avanti verso le 5, prima delle 4 la gente inizia già a sbarcare, forse perché oggi è domenica, magari di sabato dura molto più a lungo. Però ecco, il mio consiglio è andarci al mattino. Devo ancora capire se è vero che è tutti i mesi il 21 e il 22, perché io l'ho sempre visto sabato e domenica. Comunque ecco, al massimo se ho sbagliato a dirlo, se non è il 21 o il 22 ma magari è solo nel sabato e la domenica vicino al 21 e il 22, ve lo scrivo qui sotto oppure nella descrizione. Pensavo di aver finito con oggi, ma veramente, cioè, ho visto questo e bambino non si può proprio vedere né sentire. Babba mia, agghiacciante, bambino. Oh, qui ci sono svastiche per tutti i gusti, cioè, da quella considerata innocua a quella nazi. Per concludere la giornata in bellezza, ecco che ho preso un po' di roba buona,
nella panetteria di fiducia qui sotto lo Shotengai. Ok, il concerto non era assolutamente previsto, ma mi hanno invitato dentro e quindi... ma sì! Era da fin troppo tempo che non vedevo un concerto, quindi mi sembrava giusto entrare. Si è fatto abbastanza tardi, quindi... adesso veramente ci salutiamo, forse. Vediamo di arrivare fino a casa. Comunque, concerto bello, anche quello, è stato molto rilassante. Ecco, forse è meglio se accendiamo la luce. Eccolo lì. Questo video era partito con una semplicissima idea. Ah, vado a Shiten oggi visto che c'è il mercatino delle pulci e allora facciamo qualche video. E invece ci ho trovato dentro, oltre al mercatino delle pulci, la cerimonia. E poi nel tornare a casa ho trovato anche il concerto, eccetera eccetera. Quindi, gran figata. Bella giornata. Direi che si è fatta una certa, quindi... alla prossima allora. Ciao! Quello che sono sulle bici l'ho sentito sia andare via che tornare.